Ma a volte non si può finire per confondere la costanza e la perseveranza con la dipendenza. Buongiorno, buongiorno, buon caffè. E di caffè parlo, parto proprio dai caffè. Di recente ho superato la soglia delle 2700 puntate. Fanno quasi 100 ore di trasmissione, che potrebbero diventare un'enciclopedia. Ci ho pensato a trasformarli in un libro, ma troppo complicato. Lo sbobinamento è troppo complicato. Ma 2700 caffè, vale la pena? È una costanza, una tradizione che continua o un modello dal quale si è rimasti imprigionati e che non si riesce più a abbandonare? Perché di queste cose il mondo è pieno, l'incapacità di rinnovarsi, di pensare cose nuove, di saper abbandonare quello che si stava facendo. Anche nel recente mondo industriale, pensiamo ai fallimenti di grandi imprese come Kodak, per esempio, Blockbuster, incapaci di rinnovarsi, di trovare a fare cose nuove, modelli nuovi. Certe associazioni, inteso anche come raggruppamenti di persone, che alla fine si ritrovano soltanto a celebrare la propria nostalgia. Tra l'altro affascinante, ho scoperto nel libro La misura eroica di Andrea Marcolongo che nostalgia è una parola recente, di fine Ottocento, un neologismo costruito dal greco, dal dolore per il ritorno. Interessante come nascono le parole e la storia che hanno. Non c'è quindi forse l'incapacità di abbandonare quello che stiamo facendo da così tanto tempo che alla fine lo mantiene in vita, ma come attaccato a una macchina? Come un atleta che non vuol smettere di giocare quando sarebbe molto meglio? Adesso, questo non è per dire che non arriverò a 7000 caffè come nella canzone di Britti, magari un po' faticoso, ma è un obiettivo perlomeno da darsi. Quanto se questa formula, ma tante altre cose della nostra vita, non sto parlando del caffè, sto usandolo come pretesto, alla fine reggono il tempo, reggono, hanno la sostanza, la forza per reggere nel tempo come altre cose che sono durate millenni, ci mancherebbe altro, non è che deve essere tutto cambiato, bisogna trovare il senso delle fondamenta. Buongiorno e buon caffè.